Albia è fiorito il borgo, la terza edizione di questa mostra florovivaistica che si terrà nella cittadina di Nicola. Di cosa si tratta? Si tratta di un evento, la terza edizione, nato semplicemente per far crescere e amare Nicola, ma soprattutto le bellezze di Nicola, in questo caso il famoso organo Agati che ha bisogno di restauro. L'autrice del progetto è una squisita signora fiorentina, Giovanna Farina, che così ha messo su casa in Nicola e ha voluto esaltare quello che di Nicola è l'anima, i fiori, le bellezze architettoniche dei borghi vicino e anche e soprattutto la cultura del luogo. Un evento che per la terza edizione, quindi dal suo inizio, vede anche il patrocinio del FAI. Perché? Certo, una delle missioni del FAI è proprio quello di puntare i riflettori su uno dei posti più belli della nostra provincia, il borgo di anticamente Ortonovo e Nicola di Ortonovo, adesso Luni Alta. È un borgo particolare che verrà arricchito in questa manifestazione da tantissime infiorescenze e bellissime manifestazioni che non faranno nient'altro che sottolineare la particolarità della storia, dell'arte, della cultura di questo piccolo borgo. Tra le collaborazioni, le grandi nuove collaborazioni di quest'anno, anche l'archivio storico del frutto e del fiore di Firenze. In cosa consisterà il suo apporto, la collaborazione di quest'anno? Innanzitutto nell'apprezzamento di un piccolo paese con una storia significativa e un cabreo ovale. Questa cosa ci ha molto incuriosito e addirittura ci ha dato il pensiero di poter fare un gioco dell'oca per festeggiare il decennale dell'archivio, ma la quarta edizione 2019. L'archivio ha, diciamo, preso a cuore il restauro e la presenza di questo meraviglioso organo del 1861, che corrisponde anche a un evento in Liguria delle nozze della Paoletta Brignole con Carlo Spinola.